però insomma, siamo in diretta. Eccoci, siamo in diretta. Buonasera a tutti. Noi stavamo facendo due chiacchiere dietro le quinte e ora siamo felici di condividere la nostra chiacchierata con voi. Grazie a chi ci sta ascoltando, a chi si connetterà via via, insomma, che scorreranno i minuti della diretta. Sono felicissima, davvero felicissima di essere stasera qui con Giulia Manna a dialogare con Gabriella Genisi. Felicissima. Gabriella, ciao, Ciao. grazie, grazie di essere qua, grazie della tua disponibilità sempre. E devo iniziare, anzi voglio proprio iniziare a dire una cosa che Gabriella sa benissimo. E io ho con lei un legame forte da tantissimi anni, è un privilegio la sua amicizia che tengo veramente stretta e che conservo, perché è merito o colpa, tra virgolette, un po' di Gabriella, se io ho iniziato un po' di anni fa a fare recensioni di libri, perché i primissimi libri di cui ho parlato sono stati quelli di Gabriella e sono stati i commenti spontanei che io facevo proprio sulle sue pagine, che lei ha raccolto e mi ha stimolato, mi ha insomma supportato a parlare di libri, e quindi ho un debito di riconoscenza molto forte per lei. E c'è questo aneddoto che appunto ricordo sempre. All'epoca io lessi la Circonferenza delle Arance, era il 2010, se non sbaglio, io con gli anni faccio spesso un po' di confusione. Era la prima indagine di Lolita Lobosco e siamo alla decima oggi, quindi stasera ne parleremo. Era estate, lo stavo leggendo in estate, ero andata al mare e non avevo ancora il lettore digitale, avevo il cartaceo, ho scordato il libro a casa. Una giornata magnifica di sole, io il mare lo adoro. Alle 4 sono tornata indietro, non resistevo più perché dovevo finire questo libro. E quindi, Gabriele, ero già attaccata allora alle tue pagine e a te. E quindi ti ringrazio doppiamente. Non solo Lolita, parliamo di Lolita, ma questa sera parleremo anche di altre cose, perché tu scrivi e hai scritto tantissimo. Però diciamo che un po' la star qua con noi stasera è Lolita Lobosco, perché è di recentissima uscita per i tipi di Sonzogno, Lo scamaro avvelenato e altre ricette di cui con Bellissimo. Giulia Manna abbiamo disquisito Ah, nei giorni ok, scorsi. super. Gabriella, Allora, io prima... dimmi, dimmi, dimmi. dimmi. No, Vai, sono dimmi. davvero felice di rivederti, anche perché, come tu dicevi, c'è una bellissima amicizia che ci lega. Purtroppo le distanze non sempre consentono, di essere vicine, però c'è questa affinità, questo calore che davvero dalla Liguria fino alla Puglia, ci unisce l'amore per i libri e tantissime cose. E in questi anni ti ho sempre sentita molto vicina e poi sei di grande ispirazione con il tuo entusiasmo, con il tuo sorriso, ma per tanti di noi. Quindi grazie. Ti ringrazio io, Gabri, ti ringrazio davvero e volevo dirti questo, io sono fresca della lettura appunto dello Scamaro avvelenato e devo dire la verità che come ho detto, come ho scritto appunto nel mio piccolo commento, la cosa che proprio mi affascina, mi incanta è come tu riesca a questo punto a portare avanti la vita di Lolita, mi permetto di dire vita perché lei è un personaggio che ha preso proprio a vivere nel nostro immaginario e lo fai con una freschezza. Io ti chiedo questo, io ho proprio la sensazione, l'ho avuta fortissima nel leggere Lo scamaro avvelenato, che tu per prima sia veramente, ti approcci veramente con lo stupore, come se tu guardassi tu stessa Lolita e cosa combina adesso, cosa sta facendo, come cresce. È bello perché la tua spontaneità, la tua freschezza, quello che riesce a infondere al personaggio arriva al lettore. E quindi ogni volta abbiamo un tassello in più di Lolita. Ti chiedo questo, in questa vicenda, che appunto è la numero 10, è un numero importante, non è per fare bilanci, per fare cose, però 10, insomma, doppia cifra, è bello. Mi piacerebbe che tu, se hai voglia, mi raccontassi Lolita da 1 a 10, che passaggi ha rappresentato nella tua vita, che cosa ha significato. E davvero, se è propria la sensazione che ho, che questo personaggio si muova un po' con te in un certo qual modo.
Sì, allora, intanto saluto Giulia anche e naturalmente tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutti quelli del gruppo Trill & Nod che insomma ci tiene compagnia con recensioni dirette, sempre sul pezzo. Dunque, è la decima indagine di Rita Lo Bosco, quindi festeggiamo un po' questi. Non 10 anni, perché in realtà sono 12 anni di Lolita, però 10 libri sono tanti. In un mondo editoriale in cui i libri hanno sempre una vita molto breve sugli scaffali, quindi un personaggio che tiene da 10 libri va festeggiato. Ed ecco perché quest'anno è uscito il secondo libro di Lolita. L'idea nasce, ecco, come la raccolta un po' di tutte le ricette di Lolita Lo Bosco, perché era un'esigenza dei lettori. Però, naturalmente, siccome io non sono una cuoca, ma sono una scrittrice, non potevo non aggiungere un'indagine. Ho registrato però qualche delusione, perché io vado sempre a leggermi anche, approfitto qui per dirlo perché magari c'è modo, no, di parlare con più lettori. Ho registrato qualche piccola delusione, dicevo, vado a leggermi anche i commenti sui siti online tipo Amazon, IBS, eccetera, no? Dove è possibile leggere recensioni. E molti si lamentano perché la storia è breve e il libro e poi c'è gran parte di spazio dedicata alle ricette. Però questa cosa è ben specificata anche nel titolo, anche nella quarta di copertina. Era un po' una strena natalizia. Anche il tono del racconto è un tono un po' più leggero, proprio perché è una sorta di festeggiamento. Non vedo più Sabrina. E comunque da 10 anni Lolita, da 12 anni, insomma, Lolita vive accanto a me effettivamente. Ed è vero, come diceva Sabrina, che io stessa mi stupisco di quello che le accade, perché non c'è nulla di programmato, di preparato. Io mi siedo al computer, comincio a scrivere, le idee un po' mi vengono. Raccontandola. La scelta è quella che magari va fuori dal puro genere poliziesco, cioè quella di raccontare non soltanto l'indagine, ma di raccontare l'investigatore, la sua vita, anche al di là della questura, anche al di là dell'indagine. Cioè io seguo Lolita per tutta la giornata e insieme a me la segue il lettore, quindi dalla mattina fino a che va a dormire da sola o in compagnia del suo ultimo amore, però noi la vediamo, la seguiamo e il lettore insieme a me e a lei gioisce, segue le indagini, entra a far parte della famiglia di Lolita, no? Quindi magari incontra la mamma, la sorella, che sono molto presenti in questo libro. C'è apprensione per le sue storie sentimentali. È stata una scelta, però condivisa dai lettori, che è piaciuto proprio il personaggio. È un personaggio. E sono molto felice di questo, amato sia dai lettori che dalle lettrici, e che naturalmente poi, da quando è arrivato in televisione, grazie anche a Luisa Ranieri, anzi approfitto per ricordare, eccoti, sei tornata. Scusate, inconveniente Approfitto tecnico. per ricordare che dall'8 gennaio ci saranno le nuove puntate della seconda serie, saranno 6 puntate, e quindi. Diciamo, da quando c'è Luisa Ranieri, Lolita ha un corpo, ha una voce, ha un volto ben definito e in un certo senso si è un po' staccata da me, però io continuo a starle dietro, a camminarle comunque nei paraggi, insomma, per raccontare altre sue storie. Allora, Gabriella, io volevo dirti una cosa. Intanto anche io ho avuto il piacere di leggere, non credo tutti, ma quasi tutti i tuoi libri. E il tuo ultimo libro mi è piaciuto molto. Il fatto che fosse breve, sinceramente, non mi ha toccato, perché come hai detto tu, ero presa sia dall'indagine, ma anche dalle storie personali di Lolita, perché quelle,
hanno dato e danno ancora interesse alla fine. Certo. E a me è piaciuto molto, però ti devo sgridare perché mi hai fatto venire tanta fame con il tuo ultimo libro. Io sono una mangiona e in questo libro ci sono anche un sacco di ricette, ma in realtà non solo nel tuo ultimo libro, in tutta la serie, anche negli altri libri, diciamo che si mangia bene. E sì, anche celebra un po' anche la cultura pugliese, che è quello di chi ci tiene a mangiare bene, a cucinare bene anche. E questa è una cosa che sinceramente mi è piaciuto molto e che alleggerisce un po' il tutto, no? E la rende anche più vera, anche Lolita, ma anche i suoi familiari, perché c'è anche Lunetta Savino che interpreta la madre, non solo Luisa Ranieri. E ci sono tanti altri attori in questa serie televisiva. Tu mi hai dato già una bella notizia, che dai primi di gennaio hai detto che escono le nuove Bello. puntate. Sono contenta perché era una delle domande che dovevamo fare stasera, perché avevamo letto entrambi, io e Sabrina, che nel 2023 doveva uscire la seconda stagione, che è composta da 6 episodi, ma non sapevamo quando, quindi questa è una bella novità. La prima stagione sono solo 4 episodi, in realtà non sono neanche tanto lunghi, sono di un'oretta, un'oretta e un quarto, quindi si vedono molto bene, insomma non è una serie particolarmente lunga. È disponibile ancora su Rai Play, eventualmente, per chi non l'avesse vista o per chi la volesse vedere. A me la serie televisiva mi è piaciuta davvero tanto. Tu hai parlato di Luisa Ranieri che interpreta Lolita. E Lolita, secondo me, è l'attrice ideale per interpretarla. Forse un'altra donna italiana, non so se attrice intendo. In un'intervista, non mi ricordo dove, forse su Donna Moderna, dicevi che qualcuno ti aveva proposto a te il ruolo di Lolita. No, allora, in realtà, dunque, partiamo dalle ricette, no? Hai parlato di ricette, quindi magari spiego perché inserisco le ricette. Lo faccio per raccontare, siccome nei miei libri c'è molto territorio, c'è la città di Bari, e a Bari, insomma, si mangia parecchio, ma non tanto per nutrire il corpo, quanto per nutrire i legami, nutrire i sentimenti. Da noi il cibo è uno stato d'animo, ma è anche un modo per amare. E anche perché le preparazioni pugliesi sono sempre abbastanza laboriose, parliamo dei panzerotti, della focaccia, tempi di lievitazione lunghi, oppure un patate, riso e cozze, sono cose, un ragù laboriose. E se ti metti ai fornelli o in cucina a preparare queste cose, è proprio per le persone che ami. Quindi non si poteva parlare di Bari senza partire anche dal cibo. E a me piace regalare un percorso sensoriale ai lettori con le ricette che propongo in appendice, che i lettori possono ricreare nella cucina di casa propria. Quando ero ragazzina mi piacevano moltissimo i romanzi inglesi di Jane Austen, insomma, e altri. E rimanevo incantata perché nei romanzi inglesi si mangia sempre tantissimo, c'è il pudding, ci sono tanti i tè, no? Con i tè serviti il pomeriggio, con tanti tramezzini al cetriolo e tante altre ricette, dolcetti particolari. E io avrei voluto le ricette di quelle preparazioni. Pensavo, mi veniva sempre abbastanza fame e pensavo a come prepararli. Non era così facile all'epoca, senza internet, senza Google, diciamo, reperire, no? Del materiale. E allora mi è venuta in mente questa cosa quando ho iniziato a scrivere io, di inserire appunto le ricette. Per quanto riguarda poi Luisa Ranieri è straordinaria nell'interpretazione, è bravissima. Credo non ci fosse in Italia un'altra attrice capace di interpretarla così bene come ha fatto lei. In realtà non avevano proposto a me di interpretarla, erano i lettori che credevano dovessi interpretarla io, perché i miei lettori hanno sempre fatto dal primo momento un transfer tra me e il personaggio.
Quindi molti di loro, nonostante io non sia un'attrice assolutamente, hanno creduto, e ancora molti continuano a dirmelo, hanno creduto che dovessi interpretarla io, però insomma l'attore, lo sceneggiatore sono mestieri a parte, completamente diversi dallo scrittore, però un po' alla Hitchcock io faccio due camei, uno nella prima serie e uno nella seconda serie, che quindi vedremo in queste sei puntate. Ora non so in quale puntata è stato montato, però da domenica 8 gennaio a domenica 12 febbraio, appunto tutte le domeniche a sera su Rai 1 per 6 settimane andrà in onda la seconda stagione delle indagini di Lolita Lobosco. Io non vedo l'ora, sono sincera, non vedo l'ora di rivederla. Anche noi, assolutamente anche noi. E non è casuale, Gabri, che i lettori, che tanti lettori, forse la maggior parte, abbiano fatto questa sorta di transfert, perché determinate caratteristiche di Lolita, secondo me, ti appartengono proprio e sono le cose che fanno tanta presa, no? Questa sincerità d'animo, questa purezza d'animo, traspare da te come traspare dal tuo personaggio. Quindi è proprio facile, viene facile sovrapporre. A parte il grande fascino che tu hai, la tua bellezza proprio di donna mediterranea, Ma veramente che dove? corrisponde ai canoni, Ma altro dove? Ma che. dove? Cioè, è anche tutta un modo proprio di essere, no? Che hai infuso a Lolita e perché nello stesso tempo proviene da te. Quindi davvero, cioè, c'è questa aria proprio bella in te stessa. Anche noi siamo assolutamente felicissime di rivederla in TV, perché è una grande emozione, è una grande emozione quando un personaggio diventa proprio così dimensionale e soprattutto risponde a quelle che sono le aspettative. Sono d'accordo con voi, chiaramente Luisa Ranieri è meravigliosa e comunque Sì. anche il cast, i comprimari, insomma, sono stati scelti Sì. davvero Sì. stupendamente, Bravissimi. stupendamente. Sì, davvero, tutti bravissimi, anche i suoi due collaboratori, ma Lunetta Savino, la sorella, tutti quel questore, bravissimi, devo dire, insomma, Poi anch'io sono. ho una passione forte per Bianca Nappi, Ah, che Bianca insomma Nappi è io eccola. proprio, beh, lei è superlativa, lei è Guarda, superlativa, l'ho l'amo, conosciuta, Bianca lo sa, è abbiamo fatto la meravigliosa. presentazione insieme a Polignano, anche perché Bianca è pugliese, e devo dire che quando scrivo, da quando è andata in onda la fiction, quando scrivo mi capita di sentire le voci. Non tanto di Luisa Ranieri, perché io poi a Lolita avevo dato dall'inizio una voce mia, no? Però soprattutto sento Antonio Forte, quindi l'ispettore, e Marietta, e Bianca Nappi, sento la loro voce nelle orecchie, e mi aiuta anche chiaramente della stesura, perché riesco a dare quella stessa impronta che poi c'è nella fiction, no? Quella musicalità che loro hanno portato, chiaramente. Meraviglioso quando si crea, no, Giulia, tu sei esperta e appassionata di serie TV, quando si crea questa sinergia tra le pagine, gli attori, il cast, io trovo che sia bellissimo e che sia fonte di crescita per entrambe queste forme d'arte, no? Perché insomma si trae reciproca ispirazione. C'è una caratteristica dei tuoi libri, Gabri. Io, per certi aspetti, per tanti aspetti, hanno aperto comunque una via. Tu sei stata un apripista per tante cose, per tanti motivi. E una cifra tua particolare che mi ha sempre colpito molto e quanto tu riesca a trattare casi di indagine nella contemporaneità, anche molto crudi, molto neri, molto pesanti, allo stesso tempo riesci a dare comunque veramente una cifra di leggerezza che non va a contrastare. Le due cose non stridono, non si Sì. picchiano. Secondo me riesci a dare veramente l'equilibrio di quello che poi è nella vita, no? Questo Brava. commistione tra tragedia, commedia, tutto, lo riesce a fare veramente benissimo. Ti chiedo questo, nella scelta dei tuoi casi e nell'arco dei tuoi romanzi, 10 romanzi di Lolita, poi ce ne sono due con l'altra protagonista femminile di una tua altra serie, che è Chicca Lopez,
Questi i casi nei quali tu ti trovi a voler scrivere, a voler descrivere, sono veramente stati importanti. Hai parlato di casi legati al mare, io ricordo appunto benissimo. E ti chiedo questo: dove parte l'ispirazione? Quando è il momento che tu dici, ecco, l'indagine sarà questa, Sì. il luogo sarà questo? Questo. Sono delle scintille che arrivano all'improvviso, magari leggi, ecco, io non mi ho, le indagini che racconto partono da dei casi di cronaca accaduti, ma io non li racconto, raccon cioè la scintilla, ecco, la tematica, però i casi che io poi vado a raccontare, le indagini sulle quali Lolita indaga sono sempre indagini immaginarie, quindi inventate da me. Però, per esempio, in questo ca ultimo caso, no, questa indagine dello scambio avvelenato è anche un'indagine anche molto divertente, perché una delle mie cifre è anche l'ironia, quindi è un'indagine anche più leggera, se vogliamo, rispetto alle altre, per il modo in cui è raccontata. Però, se noi pensiamo a quello che è successo, ora non ricordo, domenica credo, perché tra l'Immacolata e domenica, così ravvicinati, ho Sì, perso un fa po' confusione. la cognizione del tempo, però c'è stata una tragedia a Roma, no? C'è stato un condomino che ha ucciso gli amministratori, sono morte quattro donne. Qualcosa di simile avviene nel mio libro. Quindi, non è che io ho la palla magica, quindi prevedo che cosa succederà, però purtroppo quello che volevo raccontare in questo libro era un po' l'odio sociale, la ferocia alimentata anche dai social e l'insoddisfazione, la frustrazione che alcuni scaricano su delle persone completamente innocenti. C'è stato di recente anche a Milano un caso in un ipermercato, un ragazzo ha ucciso due o tre persone unicamente perché ha detto erano felici. Quindi la cronaca è sempre frutto di grande ispirazione. Però, ripeto, i casi mi piace inventarli di sana pianta e c'è un momento in cui mi scatta nella testa. Io adesso non so quale sarà l'undicesima indagine di Lolita, però improvvisamente ci sarà qualcosa che o leggo o ascolto, un luogo dove vado magari che mi ispira e mi spinge a raccontare una storia. Per quanto riguarda la apripista, ecco, sono stata apripista nel senso che sono stata l'unica, la prima, cioè non l'unica, perché fortunatamente dopo tante e tanti hanno creato dei personaggi femminili con ruoli da dirigente, però sono stata la prima a immaginare una commissaria. In realtà, quando io iniziai a scrivere, e quindi nelle vacanze di Natale del 2006, non c'era ancora una commissaria, c'erano le poliziotte con ruolo da ispettrice. Poi però nel 2007, quando io avevo già abbozzato Lolita, ma naturalmente ce l'avevo ancora nel cassetto, Silvana Spina, una grande scrittrice di origini siciliane, raccontò questa storia, uno sbirro femmina, questa storia di una commissaria di mafia, molto interessante. Da lì poi sono fiorite le commissarie, anche per mano maschile, devo dire. Questa è una cosa che, insomma, fa molto piacere perché è necessario un adeguamento del canone letterario. Cioè, per esempio, prima nella Polizia di Stato le donne potevano al massimo diventare ispettrici, non fare carriera. Dall'81 in poi è stato possibile, però al 2006 io registrai che erano passati 25 anni, ma ancora non c'era stato a livello letterario l'adeguamento, quindi continuavano a rappresentare le donne ancora come spettrici, quindi era necessario adeguarsi. Ed è stata una scelta fortunata poi, perché sei stata seguita sia come autrice, ma anche la serie televisiva. Addirittura
7 milioni di telespettatori ti hanno guardato, deve essere... Che pensavo, dopo non si parlava d'altro. Sì, dicevo, hanno guardato la Ranieri, non me, però hanno guardato il personaggio. Nato dalla mia penna, quello sì, il fatto che Lolita, insomma, sia nata da me è una cosa che mi fa dalla mia testa, una cosa che mi inorgoglisce molto. Sì, 7 milioni di telespettatori sono tantissimi e... ci auguriamo di mantenerli con la seconda stagione, naturalmente. E, ha fatto parlare sicuramente Lolita nel bene e nel male, c'è stata un po' una polemica anche sull'accento, che era un pochino marcato, ma che naturalmente era pensato per il grande pubblico, non soltanto per il pubblico barese. E Lolita è stata trasmessa tra l'altro in tutti i paesi del mondo, quindi anche in lingua originale, per cui ha avuto modo, insomma, di farsi conoscere anche all'estero. Non sappiamo quanti l'hanno apprezzata all'estero, però sicuramente, insomma, è stato anche quello un bel successo. Ecco, comunque il fatto che queste storie, no, che adesso appunto vediamo anche sullo schermo televisivo, nascano dalla tua penna. No? Tu dici guardano Luisa Ranieri, però in realtà guardano Luisa Ranieri così come la stai muovendo tu con le tue storie. No? Proprio ci chiedevamo con Giulia, una domanda che volevamo farti. Il tuo metodo per scrivere a tanti ascoltatori di Thriller Nord amano anche proprio sapere i dettagli dei loro autori preferiti, quindi se c'è un luogo particolare nel quale tu scrivi. Ci sono ad esempio autori che iniziano la loro storia di lunedì, assolutamente, scrivono in determinate ore, hanno proprio tutto un rituale, no? E queste cose sono molto, se ce le vuoi dire, sono molto carine, ecco, sì, da sapere perché così ti immaginiamo poi. Certo, allora, il mio rituale, io non ho grandi rituali, l'unica cosa è che non ho mai scritto una storia, un libro, stando seduta a una scrivania, io scrivo soltanto a letto, al limite quando sono sotto pressione, quindi devo consegnare, scrivo in treno o in aereo, però altrimenti il mio letto è il mio ufficio, quindi oppure i letti degli alberghi. Scrivo indifferentemente di mattina, di pomeriggio, quando ho l'ispirazione. Posso non scrivere per mesi e poi invece scrivere un mese quasi 14 ore al giorno. Quindi diciamo no, non ho delle regole. Non ho delle Segui regole. Proprio l'ispirazione. Ecco. Seguo l'ispirazione, sì. È una cosa Io sono arrivata alla scrittura scegliendo in illo tempore di non lavorare, quindi non ho mai avuto i tempi di una donna che è andata ha lavorato fuori, all'esterno, e quindi diciamo è abituata a gestire, ad avere degli orari precisi. No, tutto molto, molto creativo, molto libero. Comunque, Gabriella, io penso che un tuo punto di forza sia anche l'ironia cui hai accennato prima, e questa autoironia. Cioè, è vero la bellezza di Luisa Ranieri, è vero le indagini che sono interessanti, è vero il personaggio femminile, questa vicequestore che un po' deve forzare anche le porte in un mondo del lavoro maschilista. Ci sono i paesaggi molto belli, veramente molto molto belli. Poi nel mio caso, che ci sono stata in vacanza tante volte, un tuffo di nostalgia, insomma. Però mi piace molto anche per l'ironia che hanno un po' tutti i personaggi, ma anche quando la voce narrante, ad esempio nella serie televisiva, proprio appena inizia prende subito in giro le pugliesi, per esempio, che sono conosciute per essere delle bellissime donne, però parla di Lolita che deve combattere questo mondo maschilista e che ha però un difetto, il nome, l'essere una bella donna, essere singola a 40 anni e anche avere un bel seno, una quinta di seno, dove in Puglia sotto la quarta non sei nessuno. Sono tutte cose che, dette poi da una pugliese, sono ancora più carine, danno quel tocco di genuinità, di
insomma, di autenticità, sia la serie televisiva ma anche i libri ovviamente, che secondo me è quello, almeno dal mio punto di vista, è quello che oltre a cibo mi ha fatto un po' apprezzare di più il fatto che si sentiva anche l'autenticità proprio delle tue origini, del personaggio, e oltre che delle storie, insomma. Io ti ringrazio. Sì, diciamo che l'ironia e l'autoironia mi appartengono e quindi sono riuscita per fortuna a trasmetterle a Lolita. E ci sono delle cose che ho scritto soprattutto nei due primi libri che avevano, prima tu Sabrina parlavi di commedia, ecco, io mi sono formata sin da piccolina con le commedie di Edoardo De Filippo e penso di aver imparato tanto da quel teatro, chiaramente, perché più la commedia entra soprattutto nel primo libro di Lolita e anche nel secondo. Quando io ancora non avevo gli strumenti per scrivere gialli e noir, e quindi ho mescolato questi toni da commedia. Ho perso un po' il filo della domanda, diciamo. Però sì, volevo, diciamo, questa ironia mescolata. Ah, dicevo, alcune cose rileggendole adesso forse non le scriverei, tipo il discorso che senza la quinta non fai neanche notizia da noi, magari non le scriverei perché ormai siamo in un periodo anche di politically correct, quindi delle cose che rileggo adesso mi fanno sorridere, un po' rabbrividisco, però ogni cosa va inquadrata anche nel momento in cui la si è scritta, ecco, nell'epoca. E tante cose oggi le rileggiamo anche di altri libri, ci fanno un po' sobbalzare, però tutto va inquadrato nell'epoca in cui si è scritta. Certo. Ho trovato interessante. È anche bello poi rileggerlo, perché sì, comunque ti riporta ad uno stato, sì, d'animo, ti riporta, sì, davvero, sì, a un'epoca. Io trovo che la bellezza poi, appunto, anche di seguire una serie che si sventaglia su un arco di tempo così grande, come parliamo di 12 anni, perché appunto il primo è del 2010, sia proprio bello in questo senso, no? Perché è una crescita comune, è una crescita del lettore, dell'autore, del personaggio, è la bellezza della serie proprio. Io ho notato che, a parte, voglio dire, la tua capacità narrativa, che è fortissima, no? Perché è sufficiente leggere i romanzi della serie di Chicca Lopez, leggere i romanzi di Lolita, leggere comunque i tuoi romanzi, gli standing alone, no? Quelli che stanno soli, come Camila, ad esempio. Hai una voce diversa per ognuno. Sì. E questo, secondo me, è veramente sinonimo di una capacità narrativa forte, perché riesci a trovare la sensibilità giusta per differenziare, no? Non hai la stessa, sei sempre Gabriella Genisi, però sei diversa in tutte, quindi già questo è veramente un punto notevole. E soprattutto io, rimanendo ora ferma per un attimo ancora sulla serie di Lolita, noto davvero quello che tu dicevi poco fa, no? C'è stato anche un lavoro sulla scrittura, non c'è stato un mutamento radicale, però c'è stato proprio un percorso. E oggi tu hai veramente modo di descrivere in maniera efficace, e con poche parole, riesci a scegliere proprio la parola giusta, non ci sono fronzoli, però ci sono anche nel tratteggio delle emozioni, mamma mia, riesci ad andare veramente al cuore. E in questo caso, nello scamaro avvelenato, che come hai detto tu, poc'anzi, è un'indagine un po', tra virgolette, possiamo dire scanzonata, se vogliamo, no? Perché appunto lo spirito del libro era anche un altro, come hai anticipato all'inizio. C'è però, Gabri, anche in queste pagine va detto, un angolo molto forte, e non svegliamo nulla, però si tratta proprio del lato delle vicende sentimentali di Lolita, che sappiamo avere un peso, no? Come lo hanno nella vita di tutti noi, voglio dire, chiaramente. Sì, sì. E diciamo che non fai sconti, perché ne commentavamo proprio con Giulia, no, l'altra sera nel,
quando ci confrontavamo un po' su questa diretta, e Giulia ha detto una frase: io sarei così, hai detto Giulia, tu, a un certo punto, di fronte a determinate cose. E devo dire che è stato bello, vedi, anche questo confronto che è nato tra me e Giulia, sul fatto che tu lì non ci vai leggera, Gabri, veramente. Sì. Tu dici in punta di fioretto, ma riesci ad arrivare al cuore delle emozioni tratteggiando delle scene, dei quadri, dei tableau vivant che veramente, pum, ti fermi. Sei così passionale, Gabriella? Sei così passionale? Sì, sono molto passionale. Diciamo che prima ero una da bianco o nero, adesso ho imparato mille sfumature, chiaramente, però sì, la passionalità, quella poi viene fuori, naturalmente, anche in alcune scene che descrivo, in alcuni personaggi, e su questo Lolita mi assomiglia parecchio, ecco. Il discorso poi di avere tante scritture diverse, io l'ho sempre, tu hai tre gemelli, no? Io l'ho sempre, diciamo, attribuita al fatto che sono dei gemelli, quindi è come se in me ci fossero un pochino più persone. Da quando avevo 4 anni e compro qualcosa di personale, di vestiti, scarpe, eccetera, la prima volta fu a 4 anni, mi dovevano regalare, mia nonna mi doveva regalare durante un viaggio una borsettina, ce n'erano due, una rosa e una bianca, io le volli tutte e due, erano identiche. Da quel momento in poi ho sempre comprato 2 o 3 cose uguali, però di colori differenti, quindi che ne so, ho 3 stivaletti rossi, neri, marrone, 3 camicie o 4 camicie, nera, bianca, rossa, blu, ecco. E anche nella scrittura riesco ad avere, che ne so, 2 personaggi che sono la Lopez, Lolita, se ne aggiungerà anche un altro, si aggiungerà Caruso l'anno prossimo in una serie a parte, anche se sarà un unico libro, però diciamo ci sarà, o la teoria di Camila, ma sempre con voci differenti, ecco, come se io fossi non una scrittrice ma 3. Questo non so da cosa dipenda, forse anche è stato il l'aver sempre letto anche cose diverse, l'aver letto anche da bambina, io leggevo, avendo 2 fratelli, siccome leggevo tantissimo, quando finivo di leggere i libri per ragazzine, per bambine, attaccavo quelli dei miei fratelli. E allora questo mi dà anche la possibilità di raccontare gli uomini. Per esempio la teoria di Camila è scritta da come se io fossi un uomo, no? Il protagonista è Marco, io do voce a Marco, in maniera, me l'hanno detto i lettori maschi, molto credibile. E credo che siano state proprio le letture fatte sin da bambina dei libri per i maschietti. Importantissimo anche ricordare che davvero tu sei una lettrice fenomenale. È anche bello vedere seguendoti libreria, appunto. Guarda la libreria, guarda che meraviglia. La libreria. Una è fantastico seguirti sui social e vedere anche appunto quanti consigli dai tu di lettura, no? Garbatamente, magari appunto li accosti a un piatto della tua colazione, a una preparazione. È una cosa molto bella, perché io ho tratto tantissimi stimoli da te, no? Magari libri che non conoscevo, che non avevo preso in considerazione, e mi invogliavi a farlo. Quindi per un autore credo sia veramente fondamentale leggere tanto, leggere anche tanto di diverso da quello che scrive. Credo, no? Che sia proprio tanto, ma non soltanto gialli, ho imparato a leggerli dopo che ho iniziato a scriverli, sinceramente. Però di tutto, romanzi russi, francesi, inglesi, americani, mi piace tantissimo Philip Roth, mi piacciono molto gli italiani, anche tutto il Novecento, insomma, quindi sono un po' onnivora. E naturalmente, come dire, i miei consigli letterari rispecchiano anche questa varietà. E poi leggo tantissima poesia, e la poesia mi aiuta a riuscire, ecco, a sfrondare il linguaggio e ad andare al cuore
delle cose e anche delle emozioni con poche parole, esattamente come succede nella poesia. La poesia è fantastica in questo, hai ragione, è quello che poi aiuta proprio a sfrondare tanto e andare proprio al concreto, al cuore, è una cosa che tu riesci a fare in maniera meravigliosa, libro dopo libro, tra l'altro sempre di più. Io ho amato moltissimo lo Scammaro, devo dire la verità, perché ho trovato proprio tutti gli ingredienti che tu hai detto, no? Ho trovato una scrittura bella, una storia in grado di essere comunque davvero scanzonata, nello stesso tempo di far riflettere, veicola dei messaggi e credo che sia veramente un bel libro da avere nella libreria, da leggere, da rileggere, da praticare anche, perché poi le ricette che, no, Giulia, che sono E appunto anche da regalare base, qualcosa di questo, a tutti. E anche sì, da è vero che regalare sono assolutamente da a tutti. praticare, Io un penso di fare imbarazzo. una di Natale. Sì, assolutamente. C'era una domanda che aveva mandato su Fiorella, l'aveva fatta Felix, e lo colgo l'occasione per salutarlo. Chiedeva Gabri se ascolti musica quando scrivi e cosa ami a livello musicale. Ascolto musica, quando scrivo di Lolita, ascolto musica italiana, solitamente, oppure musica classica. Mi piacciono molto i cantautori italiani, soprattutto appunto quelli della mia generazione, quindi De Gregori, Venditti, mi piace anche Ligabue, Jovanotti, insomma un po' di cantautori italiani, Battisti, Mina. Proprio ieri ascoltavo Battisti, anch'io, è il nostro patrimonio. La Tutiballa anche molto, sì, Capossela mi piace tanto anche, È davvero quindi meraviglioso. autori italiani. Io so che Giulia, che è appunto appassionata di serie TV, diceva appunto l'altra sera, auspicava anche una serie con Chicca Lopez, vero? C'è un progetto concreto, ci stanno lavorando e incrociamo le dita. Anche perché è un Vedi, personaggio Giulia. completamente diverso da Lolita, quindi potrebbe anche essere molto interessante. E non so, siccome sembri molto simile a Lolita, come sei passata, Chicca? Cioè, come. Guarda, sono passata proprio perché dopo 7 libri ho iniziato ad avere una sorta di crisi del settimo anno, come nei matrimoni. Non ce la facevo più, cioè era diventata asfissiante Lolita, no? Anche perché gli editori continuavano, cioè io volevo scrivere altro, invece ero troppo legata a Lolita. E allora ho dato vita a un altro personaggio. E questo, al contrario delle cose mie che arrivano sempre così molto ispirate, e la Lopez l'ho costruita a tavolino, cioè sono partita dalla negazione di Lolita. Quindi lei, super femmina, la Lopez l'ho fatta gender fluid, diversa generazione, diverse anche, perché la Lopez non ha ancora 30 anni, Lolita ha superato abbondantemente i 40. E poi una è piccolina, mette gli anfibi, l'altra invece è un po' più giunonica nelle forme e usa le Robutene, il tacco 12. Una va in motocicletta, l'altra va con le macchine d'epoca cabrio nei libri. E poi soprattutto il Salento che anche se è Puglia è completamente diverso dalla città di Bari. E anche i toni sono diversi perché la serie di Chicca Lopez è un po' più cupa, un po' più crepuscolare. Molti conoscono il Salento estivo, che chiaramente non ha nulla di crepuscolare, ma io racconto un Salento più nascosto, più ancestrale, ed era quella anche la sfida, raccontare un territorio conosciuto sotto un aspetto, raccontarlo sotto invece un'altra luce, è una luce oscura. A me è piaciuta molto anche Chicca, soprattutto nel libro Pizzicamara mi è piaciuto molto. Mentre in Lolita mi è piaciuto molto Spaghetti all'assassina, non solo per il nome, e anche perché io li ho mangiati spaghetti, anche la Sabri aveva detto che li aveva mangiati in Sì, Puglia, ne ha parlato li adoro.
Una volta parlavo con un mio amico pugliese che volevo farli. E non so se chi ci segue sa cosa sono questi spaghetti, ma sono degli spaghetti un po' particolari, sono a pomodoro, ma sono un po' piccanti, sono croccanti, per non dire un po' bruciacchiati. E pare che c'è una tecnica da fare dietro, ma non solo che c'è una tecnica tipo risottatura, ma anche la padella. A me mi ha chiesto di tirare fuori la padella e mi ha mandata letteralmente a quel paese perché non avevo la padella legata, fatta apposta, non andava bene. Allora, diciamo, cioè, ci vorrebbe la padella di ferro che trovate. Ma quelle grandi, ho capito bene, quelle più larghe possibili. Abbastanza grande perché gli spaghetti devono andare interi. Gli spaghetti non vengono cotti in acqua, ma cotti in olio e un po' di passata, oppure questo brodino poi che ci verrà fatto con il concentrato di pomodoro, quindi vanno risottati, per cui è necessaria una padella grande. Guarda, io li ho fatti anche nella antiaderente, non vengono male, si possono fare, però scusate perché in questa tisana, la tisana, no, voi sapete, concilia e cercate padella lionese di ferro. E si trova, diciamo, nei negozi di casalinghi, anche sui siti online, si riescono a trovare. Naturalmente prendete una dimensione grande, cioè non la padella dell'uovo, ma un padellone, insomma. E c'è la ricetta degli spaghetti alla sassina, sia nello scamero avvelenato che anche in spaghetti alla sassina, naturalmente. Se seguite le indicazioni, per esempio quelle dell'Accademia dell'Assassina, vi assicuro che vi verrà fuori un'assassina perfetta. Ci voglio provare, se no vacanze in Puglia, che non è mai ovviamente una tragedia. Naturalmente se venite in Puglia ve li preparo io, quindi insomma... Invece io sono marchigiana, dicevo prima, no? Sono... delle alte marche, Fano, Pesaro, non so se sei presente. Da noi ci sono i passatelli in brodo, li hai mangiati? Sì, li ho mangiati. Si mangia bene nelle Marche anche, sì, sono stata diverse volte. Sì, siamo di pasta buona anche noi, mai come voi, che più si va in giù, più siete di compagnia. E quindi... Io amo delle Marche i cremini. Cremini mi fanno la crema fritta, quella mi fa letteralmente impazzire, devo dire. E i passatelli sì. Sì, li faccio anch'io qualche volta per il brodo. Poi stagione. Viene sempre appetito. Sì. Viene appetito di leggere, viene appetito di mangiare, seguendo le vostre pagine, seguendo insomma queste ricette davvero, Gabri. Ci dai uno spaccato, fai proprio venire voglia. Io ho finito lo scammer, la prima cosa che ho fatto, mi sono fatta il caffè leccese, avevo tutti gli ingredienti e sono partita, guarda, veramente. Gabri, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e ti ringrazio per il tuo tempo, ti abbiamo fatto forzare un po' la voce, che ci dicevi prima che sei, insomma, hai un po' perso la voce, io l'ho appena recuperata, ce la siamo scambiata questa cosa e... Ti ringraziamo davvero maggiormente, in attesa di vedere Lolita, e in attesa di sullo schermo TV, e in attesa di leggerti ancora, insomma, con le tue prossime uscite, Gabri, e di ritrovarti ospite qui con noi a parlarne. Grazie, io vi abbraccio e faccio tantissimi auguri. Abbraccio fortissimo. E anche a chi ci sta seguendo in diretta, a chi ci seguirà in differita, a tutti i lettori di Thriller del Nord, a tutti voi. Grazie. Padre. Grazie di cuore. Buona serata. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao.